Nessuno, anzi. Non passerà più questa roba, anzi, non passerà. Non basta passerà. Sapere senti le la, cose. Senti sapere. La nuova grande battaglia femminista, la nuova grande battaglia femminista. Serena Bortone. Serena conduttrice, Serena Bortone, la nuova grande battaglia. Una carissima amica. Senti, la nuova grande battaglia femminista. Alla quale voglio femminista. Molto bene. Una persona alla posso quale, a parte il tuo sberleff, voglio molto bene. Ma sì, ma io posso dire una cosa. Una persona a mio parere, adesso bene. Sentirai questa cosa. Io non ho nulla contro, figuriamoci, bravissima. Io la considero molto brava. Nulla, intanto massacri le persone dal tuo piccolo pulpito. Perché? Ma io piccolo, le voglio molto bene. Cazzo, perché piccolo dal tuo piccolo pulpitino massacri le persone senza dare la possibilità. No, io sto dicendo semplicemente schizzi di merda. Io, no, non è uno lei schizzo è di merda. Lei è una carissima amica ed è ma una è... bravissima conduttrice. Bravissima, giornalista. Bravissima. Dopodiché bravo. Io posso giudicare una cosa che dice oppure non la posso giudicare. Ma cosa io vuoi penso, giudicare? Senti, che giudichi tutti? Senti. Stai qui a fare una trasmissione dove ogni minuto giudichi e uno per forza, qualcosa. Se no, ti ma che cazzo di tradizione che razza di informazione è? Tu dovresti fare informazione, non giudicare. Allora, il medico parla e non va bene. E quello parla e non va bene. Ma giù, ma parla di quello che sai. Siccome non sai un cazzo, non vuoi parlare neanche degli ultimi del Mar Rosso che per bloccando tutto, bloccando il commercio internazionale. Certo, per certo. Fortuna ci sono gli Stati Bortone. Uniti e l'Inghilterra giù. Che a differenza tua stanno sbloccando. Distruggete gli UTI, vai. Questa con la nostra rubrica che è La donna a caso, la donna sono a i caso. Titoli di giornale nei quali invece di raccontare bene. I successi delle donne con nome e cognome si parla, si dice appunto una donna che ha fatto che Frosinone Today, la campionessa olimpica si laurea all'università di Cassino, la campionessa olimpica è Valentina Vezzali che allora? Tutti conosciamo, quindi chiamiamola con nome e cognome. 13 gennaio, una legale italo-egiziana al posto di Pozzolo, la perita nella stanza alle tracce decisive. La deputata Sara Chelanio avrebbe occupato lo stesso spazio, per cui anche lei chiamiamola con nome. Ma le hanno messe nell'occhiello, nell'altra parte del giornale! Porca puttana! Non c'è buona nessun domanda. Sessismo, ottima porca domanda, puttana! Non c'è, non è perché una donna non fanno nome e cognome, è perché non c'è spazio spesso per scrivere. Scrivono la pallavolista da una parte, però, nome e cognome dall'altra, no, non discrimini. Io vado al manicomio, guarda, vado al manicomio, diglielo, ti prego, siccome è tua amica, diglielo. Però, diglielo, ti prego. No, diglielo, no, ma invece prego. L'osservazione che lei prego, ha fatto è assolutamente perfetta. No, non è perché non spesso è, no, si no, mettono informazioni meno utili in ma prima pagina. Ma perché qualcuno non dovrebbe dire nome e cognome per discriminare? Una, perché uno non dovrebbe scrivere? Ma me lo spieghi tu per favore, perché? Ma per quale motivo uno non deve scrivere nome e cognome? Perché sono uomini che non scrivono nomi di donne? Ma siete malati di mente? Io vado al manicomio, voglio spaccare Esther da Milano. Esther, dimmi. Senta, io volevo dire una cosa. Avete fatto con me? Lei perché brava, si permette di criticare tutti i giornalisti che fanno i servizi ecco, che lei non fa comodo? Parenza anziana. Che fanno i servizi che lei non fa comodo? Parenza anziana. Questa non è una democrazia. No. Gli altri giornalisti dovrebbero venire e fargliela finire. Sì, va bene. Chiudere perché questa tradizione. Perché lei si permette chiudere. Troppo. Chiudere. No, mi cognomi, quello fa così. Quello, ma si guardi a lei bravissima, che sputa veleno addosso a tutti. Peraltro, cara amica, ma vai a fare i culi. Buonasera, cara. Peraltro, ho appena visto. Che è successo? Che è successo? Dalla, ho appena...